Allora, intanto possiamo dire che i corsi di accompagnamento alla nascita rappresentano un importante strumento di promozione alla salute, poiché sostengono le donne e le coppie nell'acquisizione di competenze, di consapevolezza e di autonomia nel riuscire a partorire, nel prendersi cura del proprio bambino. Nel tempo poi i corsi hanno subito delle importanti trasformazioni, non solo nel nome, ma anche nel significato. Diciamo che inizialmente negli anni Ottanta proponevamo i cosiddetti corsi di psicoprofilassi ostetrica, dove si insegnava alle donne il training autogeno respiratorio, che erano delle tecniche respiratorie finalizzate a contenere il dolore fisico del parto durante il travaglio e quindi c'era la donna passiva, la donna sul lettino, l'operatore guida che conduceva, quindi la donna vista in un ruolo passivo. Successivamente sono diventati corsi di preparazione al parto, anche qui le donne venivano preparate al parto, soprattutto si impartivano delle nozioni, delle informazioni finalizzate a preparare la donna soltanto al momento del parto e della nascita, e erano organizzati in maniera assolutamente frontale, quindi con delle lezioni dove c'era l'esperto che parlava, la donna che ascoltava, ma sempre questa in un ruolo passivo, per poi passare successivamente ai cosiddetti corsi di accompagnamento alla nascita. Già la parola accompagnamento è già un cambio di prospettiva, in quanto l'operatore da esperto ha fatto un passo indietro e accompagna, affianca la donna in un percorso, in un'ottica più globale, quindi non soltanto finalizzata al parto, ma in un percorso più ampio, anche con particolare attenzione al dopoparto, al bambino, al ritorno a casa. Nel 2013, poi su mandato esplicito della Regione Piemonte, dove si chiedeva a tutte le ASL di avviare dei processi di implementazione e di revisione di questi corsi, abbiamo cominciato a chiamarli incontri di accompagnamento alla nascita. Perché sono veramente degli incontri, sono degli incontri fra donne, dove le donne si possono trovare in dei luoghi non giudicanti, in luoghi aperti, accoglienti, dove possono portare qualcosa di sé, la loro esperienza, i propri vissuti, con un operatore che sta con loro, seduto in cerchio, seduto sui materassi per terra, e insieme si condividono delle storie e si condividono degli argomenti. Gli incontri di accompagnamento alla nascita oggi nei consultori familiari della Regione Piemonte vengono offerti in maniera attiva durante la consegna dell'agenda di gravidanza, che tutte le donne possono ritirare nel proprio consultorio precocemente all'inizio della gravidanza. È importante iniziare i corsi precocemente in gravidanza, quindi già nei primi 2 trimestri di gravidanza è possibile organizzare degli incontri a tema su tematiche specifiche di questo periodo della gravidanza e poi nell'ultimo trimestre proseguire con incontri a cadenza settimanali in orari flessibili, in modo da poter anche agevolare la partecipazione dei compagni o della famiglia che in qualche modo è di sostegno alla donna in questo percorso. La figura di riferimento dei corsi è l'ostetrica, che si può considerare un po' la regista. Gli altri operatori, là dove sono presenti, possono collaborare attivamente con l'ostetrica e organizzare, incontri su tematiche specifiche, sempre rivolte alla promozione della salute e a stili di vita sani, del percorso. Corso nascita. Come luoghi, soprattutto per quanto riguarda gli incontri a tema, è possibile anche utilizzare luoghi del territorio, luoghi pubblici, quindi organizzare incontri con la popolazione all'interno di biblioteche, all'interno delle parrocchie, di teatri. È importante poi che gli incontri di accompagnamento alla nascita proseguano anche dopo la nascita. Il dopoparto, è un momento molto importante poiché le donne hanno modo di rincontrarsi, di raccontarsi l'esperienza del parto, di confrontarsi e condividere anche magari le prime difficoltà dei primi giorni a casa con il bambino. Ed è anche un modo per rafforzare i legami di amicizia fra pari, ma anche il rapporto di fiducia con l'operatore che può garantire quindi una migliore assistenza anche al puerperio e al sostegno all'allattamento materno. Allora, presso i consultori piemontesi, oramai da svariati anni, vengono svolti i corsi di massaggio infantile. Il massaggio infantile è una pratica molto antica, credo che sia innato nella donna massaggiare il proprio bambino.
Già possiamo vedere per esempio gli animali, i mammiferi che massaggiano il proprio cucciolo leccandolo e questo è indispensabile per l'imprinting nell'animale. Non si verifica la stessa cosa negli esseri umani, però anche perché fortunatamente abbiamo degli schemi un pochino più complessi. Il massaggio al neonato possiamo dire che è una pratica di promozione alla salute, perché è indispensabile per il benessere del bambino e della mamma e della famiglia. E quali sono i vantaggi? Sono innumerevoli. Semplicemente favorisce il bonding, quindi aiuta proprio, forma questo rapporto tra la mamma e il bambino che proseguirà durante tutta la vita. E poi può alleviare il bambino da semplici disturbi come la costipazione intestinale, l'eliminazione delle coliche, aiuta anche il rilassamento muscolare, aiuta anche la formazione proprio dal punto di vista muscolare e articolare nel bambino e può aiutare anche, più che altro vorrei dire che il massaggio è un qualcosa che è per tutte le mamme, sia la mamma che ha abbracciato magari un particolare stile di vita, ma non solo, per tutte, quella che ha partorito spontaneamente, quella che ha fatto il cesareo, quella che allatta o quella che invece dà il latte artificiale al proprio bambino, proprio perché può aiutarla molto spesso a recuperare magari delle cose che durante il travaglio, durante il parto non sono andate bene. E come si svolgono i corsi? Allora, le donne ricevono le informazioni dei corsi durante i corsi di accompagnamento alla nascita. E successivamente rivediamo le donne nel puerperio, negli incontri postpartum e poi nuovamente nei punti di sostegno all'allattamento. Quindi più volte ricevono questa informazione, si iscrivono liberamente, chiaramente i corsi sono gratuiti, accedono più o meno 8 mamme con bambino. È libero anche l'accesso anche ai papà, chiaramente. E, di solito si riserva una stanza molto accogliente, tranquilla, calda per svolgere il corso che di solito viene effettuato compatibilmente con tutte le altre attività del consultorio in orario pomeridiano proprio per facilitare l'accesso. Un incontro tipo potrebbe essere l'accoglienza della mamma con il bambino. La mamma accede con un abbigliamento comodo in modo, e non deve neanche avere tanta paura di sporcarsi, in quanto si userà un olio molto naturale proprio per facilitare il massaggio. E allestiamo la stanza mettendo dei cuscini, dei materassini. La mamma si siede in una posizione comoda e anche lei deve essere comoda proprio per favorire anche in lei la voglia di praticare questa cosa. E si fa un momento di rilassamento prima di iniziare l'incontro. Proprio per lasciare fuori dalla porta tutte quelle che possono essere le preoccupazioni, la stanchezza, proprio un momento dedicato a loro. E poi vengono insegnate le sequenze del massaggio. Tante volte escono fuori anche alcune problematiche che si rimanda ad un altro momento in cui ci si rincontrerà per discutere. Per sostegno all'allattamento materno noi intendiamo il fatto che le mamme possano ricevere da parte di altre mamme o di operatori sanitari un aiuto, un appoggio, un accompagnamento nel caso abbiano difficoltà nell'allattamento al seno del loro bambino. Nei servizi sanitari il sostegno all'allattamento è stato fatto, veniva fatto già prima che nascesse in Piemonte il progetto regionale Promozione e Sostegno dell'Allattamento a Seno, che è nato nel 1997-98. Però questo sostegno veniva fatto da operatori che non avevano ricevuto nessuna formazione sull'allattamento al seno e quindi non avevano conoscenze sulla fisiologia dell'allattamento al seno e quindi si basava sull'esperienza personale delle ostetriche, delle infermiere sull'allattamento al seno e anche nelle loro esperienze professionali nell'aiuto alle mamme. Da quando è stata fatta la formazione in Piemonte, a livello capellare in tutte le ASL,
La formazione ha cominciato, il sostegno ha cominciato ad essere fatto da persone decisamente più competenti e che basavano tutto ciò che offrivano alla mamma di sostegno sulle conoscenze scientifiche che negli anni si sono man mano sempre più perfezionate su come funziona l'allattamento e su come si aiuta una mamma nell'allattamento. Il sostegno all'allattamento viene fatto nei punti nascita, viene fatto nei servizi territoriali, nei consultori familiari. Dopo la prima formazione che è stata fatta all'interno delle ASL, la Regione Piemonte ha lavorato su un ulteriore perfezionamento delle competenze di questi operatori, offrendo dei corsi di perfezionamento nei quali gli operatori dovevano acquisire ulteriori conoscenze ma soprattutto ulteriori competenze, soprattutto nel counseling, in modo tale da offrire alla mamma un sostegno che potesse essere veramente efficace. Purtroppo con i momenti di crisi che abbiamo avuto rispetto alla sanità gli organici si sono ridotti e quindi c'è stato un momento diciamo di stop o di regressione. In alcuni posti invece si è andati avanti e si è lavorato comunque sempre bene. Attualmente è molto importante che si vada avanti nel fatto che i punti di sostegno possano offrire alla mamma i punti di sostegno presenti nei consultori, ma anche quelli dei punti nascita nei giorni festivi. I punti di sostegno territoriali devono poter offrire alla mamma dal lunedì al venerdì, quando la mamma ha dei problemi importanti e urgenti, il sostegno e la presa in carico molto velocemente. Si farà ancora della formazione, si farà della formazione sul campo, proprio per fare in modo che ci sia in ogni ASL almeno un punto di sostegno in grado di dare un sostegno veramente di alto livello. Nei consultori familiari si rivolgono nei punti di sostegno le mamme che riscontrano difficoltà durante l'allattamento al seno. Difficoltà che possono essere quella di gestione del bambino, di gestione della poppata, difficoltà proprio ad attaccare al seno, alle quantità la quantità di poppate che devono fare, perché magari non sono state ben informate e quindi di conseguenza questo le mamme possono riscontrare dei problemi, avere delle ragadi al seno, degli ingorghi mammari perché il seno non viene svuotato completamente, di conseguenza i bambini non mangiando sufficientemente hanno magari dei pianti, sono insofferenti, le mamme non riescono a gestirli e quindi per una serie di motivi si rivolgono presso i consultori per chiedere aiuto o consiglio. E in questi punti di sostegno quindi accogliamo la richiesta della mamma, valutiamo con loro, facciamo delle domande, nel senso come è andato il parto, il peso del bambino, come si è comportato a casa, la quantità di poppate che fanno, se fa pipì, eccetera, eccetera, tutti i vari segni che a noi servono per valutare un attimo. Valutiamo insieme a loro la poppata, possiamo dare dei consigli sull'attacco corretto, sulla posizione da mantenere, su quante volte attaccare i bambini al seno. Cerchiamo di confortarle, di farle capire che stanno facendo un ottimo lavoro, che certo non è facile, non è semplicissimo per loro, ma tutto quello che stanno facendo in quel momento per il loro bambino è una cosa molto buona a cui avranno poi in futuro avranno poi sicuramente delle grandi soddisfazioni con i loro bambini. Le mamme si rivolgono a noi perché sono state magari informate precedentemente durante gli incontri di accompagnamento alla nascita che nei consultori ci sono questi punti di sostegno, oppure tramite l'agenda di gravidanza. Ogni agenda di gravidanza ha una parte nella quale viene nel dettaglio descritto il punto di sostegno, come le mamme devono accedere e quando. Oppure anche dagli stessi punti nascita vengono indirizzate presso i punti di sostegno. Ai consultori poi ci affianchiamo anche ad associazioni oppure gruppi di auto mutuo aiuto tra mamme nelle quali cerchiamo di collaborare per far sì che le mamme trovino aiuto e sostegno anche da altre mamme o in varie associazioni che si occupano proprio di questa cosa, per far sì che noi come operatori dovremo accogliere solo donne che hanno difficoltà.